Ciao a tutti, ciao Sveva, buonasera, buonasera. Giorni di festa questi, di festività. Eh già. Noi oggi incontreremo delle più grandi scrittrici di libri per ragazzi, per bambini, Elisabetta Agnone, con cui parleremo dell'importanza della natura proprio nell'immaginario infantile e giovanile. E poi faremo un viaggio incredibile nelle immagini della natività, nelle rappresentazioni bizantine, ma anche poi italiane, nostre, occidentali, del presepe, dell'immagine che ci portiamo tutti nel cuore, di rinascita, di speranza, di luce che viviamo in questi giorni. Ma... bello, bello. Poi faremo anche un viaggio nel passato, più tardi, parlando di estinzioni del passato, di milioni di anni fa, e parleremo di un periodo in particolare, il Carnico, ce ne parlerà il paleontologo del Museo Massimo Bernardi in collegamento con noi. Bello. Un viaggio nel tempo, Ema, faremo con te. Ma adesso con cosa iniziamo? Ora è il momento di inoltrarci in Scandinavia, però siamo in realtà a 20 km circa dalla costa Ligure. Siamo in presenza, qui è con noi il colonnello dei Carabinieri Forestali di Genova, Silvio Ciapica, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto, perché parliamo proprio della riserva naturale dello Stato Agoraie di Sopra e Mogetto. Siamo in provincia di Genova, siamo all'interno della zona, quella considerata il SIC del Parco dell'Abeto, tutta quella zona ricchissima di natura, di biodiversità, e qui in particolare, all'interno di questa riserva importantissima, unica potremmo definire, ci sono tantissime specie importanti che sono presenti, come accennavo, in Scandinavia molte volte e non, e molto meno qui da noi, nella zona dell'Europa meridionale, vero? Sì, certamente. Beh, cominciamo a dire perché è un lembo di Scandinavia nel cuore della Liguria. Evidentemente le condizioni climatiche, l'ambiente, ha un po' mantenuto quegli aspetti ambientali, appunto, che vi erano durante subito dopo le glaciazioni. Infatti il monte Aiona, che domina la zona, sopra proprio, cioè. Esatto, era sul monte Aiona, vi era un antico ghiacciaio che a decorrere da 13.500 anni fa circa ha cominciato, col graduale innalzamento delle temperature, a sciogliere i ghiacci, e quindi il movimento del ghiacciaio ha eroso, diciamo, tutta la parte sottostante, terreno, rocce, massi, pietre, accumulandoli sotto forme di barriere naturali che vengono dette scientificamente cordonate moreniche, a monte delle quali si sono creati questi laghetti che hanno conservato le condizioni ambientali, e quindi noi troviamo in questi laghetti barra torbiere, troviamo, diciamo, queste specie molto particolari. Sì, tra l'altro facciamo qualche esempio della vegetazione. Io mi ricordo da studente con grande passione, con grande emozione, mi ricordo che andammo a fare la visita con voi all'interno delle Agoraie e vidi per la prima volta, e l'unica in realtà perché non sono ancora andato in Scandinavia, la Licopodiella inundata, che è una delle specie presenti, che è un licopodio, quindi una via di mezzo fra una pianta superiore e un muschio, diciamo, no? Esattamente, è una specie che troviamo all'interno del lago Riondo, in soli 40 metri quadrati. Il lago Riondo è uno dei sei laghetti che stanno all'interno. Sì, qui stiamo vedendo un po' di immagini intanto che passano, sì. dei laghi dell'Agoraie, poi parliamo, esatto, anche degli abeti. Quello è il lago delle Agoraie di mezzo, questo è il lago degli abeti, e il lago Riondo ha questi 40 metri quadrati di licopodiella che rappresentano il confine sud dell'areale geografico della specie, che noi però troviamo fino al 67° parallelo nord, quindi al confine col circolo polare artico. E qui stiamo invece a 20 km dal Mar Ligure, quindi capisce bene la particolarità del posto. È davvero unico, così come unico anche un po' lo scrigno proprio del cosiddetto Lago degli Abeti. È uno scrigno che ha conservato nel tempo, in migliaia di anni addirittura, degli abeti, è vero? Esattamente, lo scrigno è costituito da questo Lago degli Abeti, che è, consideriamo, il più giovane di tutti i laghi. Perché? Perché sul fondale ha quattro sorgenti che mandano acqua a temperatura costante da migliaia di anni, a temperatura costante compresa tra 4 e 5 gradi. E questo ha fatto sì che ha permesso di conservare i tronchi di abete che vi sono immersi da oltre 2650 anni. Quindi è come avere un frigorifero a cielo aperto, con i tronchi che si conservano naturalmente così, perché vengono chiamati fossili. In realtà non sono fossili, perché
il processo di fossilizzazione avviene in condizioni anaerobiche, ma invece noi sappiamo che all'interno del lago l'ossigeno circola liberamente e quindi non sono fossili, eppure si sono mantenuti così a lungo proprio sia per la temperatura bassa, costante da millenni, ma anche per la scarsa salinità presente in queste acque che sono praticamente pure. Grazie a queste sorgenti molto fresche. È possibile visitare la riserva del Lago Raglio? Mi ricordo che appunto da studente andammo, ma una persona interessata a fare una visita può effettuarla in qualche modo, che è recintata comunque la riserva, no? Esattamente, la riserva è recintata, una recinzione lunga 4 km circa. Perché è recintata? Perché queste specie di cui abbiamo parlato, c'è la Lycopodiella, ma c'è anche il Trichophorum cespitosum e altre, sono molto sensibili al calpestio. E quindi l'accesso alla riserva è possibile sì, ma a numeri contenuti. Noi, sulla base di un accordo che abbiamo fatto con l'Università di Genova, abbiamo stabilito che nella riserva non possono andare più di 300 persone all'anno, in particolare non più di 15 al giorno, per cui l'accesso alla riserva è possibile, previa richiesta, con autorizzazione, però i numeri, diciamo, contenuti per motivi che abbiamo. Certamente. Anche perché ci sono, qua vediamo delle drosera, delle piante carnivore, ho visto passare dietro di noi, si è vista la Lycopodiella, tante altre specie di piante, non solo, anche la fauna, in questa vediamo, ecco, queste sono delle drosera, delle piante carnivore. Sì. Stupendi, questi sono gli sfagni, no? Gli sfagni, esattamente. Abbiamo due tipi di sfagni, cioè lo sfagno che abbiamo visto ora, lo sfagno squarrosum. Ecco, questo è il Trichophorum cespitosum. Questa pianta qua, che è una specie di piccolo giunco, in Finlandia costituisce l'alimentazione delle renne. Quindi pensate un po', come se appunto un lembo di Scandinavia nel cuore della Liguria. Ecco, nel periodo giusto per parlare di queste cose legate alle renne. E un'ultima cosa, un'altra domanda che volevo fare, c'è anche una fauna interessante, perché comunque all'interno dei laghetti ci sono degli animali utili e interessanti agli ecosistemi tipici alluvionici, vero? Certamente. Abbiamo la presenza di alcune libellule molto importanti che vengono considerate relitti glaciali, come vedo la tritone, anche vedo un piccolo, cioè, di tritone, un tritone, un giovane di tritone. Abbiamo i tre tipi di tritone: il tritone crestato, il tritone alpestre e il tritone comune. Ecco, qui possiamo vedere il tritone alpestre, esatto, uova di rana, le uova. Questo è il tritone crestato. Perfetto, bellissimo. Questo è forse la specie, anzi no, sicuramente è la specie più grande di tritone che abbiamo in Italia, veramente un animale bello, sì. Stupendo. Però c'è un problema rispetto a questi animali qua, sì, che è rappresentato dalla trota fario. Che è stata immessa. La trota fario fu immessa nelle acque del lago degli Abeti nel primo dopoguerra, anni 48-49, in quegli anni lì. Fino a quel momento non c'era mai stata, come risulta dal dizionario geografico del Casalis del 1853, dove risulta che non c'era pesca in quelle acque, nelle acque del lago degli Abeti. Ma insomma, nel dopoguerra, per incentivare un po' le attività, furono immesse queste trote che abbiamo recentemente scoperto, anche grazie al monitoraggio effettuato in collaborazione con il Parco Aveto, che sono di origine del ceppo atlantico, quindi non sono specie autoctone, la no? Trota autoctona. E la trota purtroppo è un predatore dei tritoni, e quindi questo fa sì che i tritoni non si avvicinino facilmente a queste acque. Per cui c'è un decreto ministeriale del 1986 che in pratica dà la possibilità di gradualmente eliminare questo pesce per facilitare la reintroduzione, diciamo, del tritone in queste aree, perché è giusto conservare, certo, le specie autoctone. Grazie mille, è stato un piacere veramente, colonnello, parlare con lei di un luogo a cui sono particolarmente affezionato personalmente io, ma non solo, perché è veramente un gioiello per tutti di biodiversità, un gioiello nazionale, possiamo dire, sicuramente. Quindi è stato veramente un piacere, speriamo che si possa continuare a conservare, così come avete fatto finora, questa zona di natura incontaminata e che ci riporta anche verso la Scandinavia, verso paesi più diciamo a nord di dove siamo noi in questo momento. E adesso la ringrazio ancora, Silvio Ciapic, comandante dei Carabinieri Forestali di Genova, è stato un piacere. Grazie. E ora il prossimo documentario ci porta invece nel